Tra i tantissimi colori ormai disponibili, quali sono le tonalità più indicate per una camera da letto? Ciao, sono Sabrina e mi occupo di interni emozionali, benvenuti sul canale. Qui parleremo della casa, dando suggerimenti di progettazione, idee per rinnovarla, oppure se dovete venderla, metodi per farlo velocemente. Se non volete perdere i prossimi video su questi temi, potete iscrivervi al canale e attivare la campanellina se volete essere avvisati quando esce un nuovo video. Se volete rinnovare il look della camera da letto con un basso budget, potete intervenire sul colore delle pareti, perché riuscirete a conferire allo spazio un nuovo, più moderno e fresco look a costi contenuti. Per quanto riguarda la scelta delle pareti da tinteggiare, avete varie possibilità. O usare un unico colore per tutte e quattro le pareti, solitamente molto tenue, o usare un colore per tre pareti e uno diverso per quella che ha il letto, solitamente a contrasto, oppure per i più minimalisti dipingere soltanto la parete del letto e lasciare le altre tre bianche. Vediamo ora quali sono i colori tra cui scegliere. Nel video nominerò delle tonalità che qui sul canale abbiamo già analizzato approfonditamente nei video dedicati ai colori di Pantone, dove parlo anche dei vari abbinamenti cromatici possibili. Quindi sappiate che c'è tutta una playlist dedicata ai colori per le pareti. Comunque vi lascio tutti i riferimenti qui sotto. I colori più adatti ad una camera da letto sono quelli chiamati freddi. Dalle lunghezze d'onda più corte rispetto a quelli caldi, sono rilassanti ed introspettivi, riuscendo ad infondere calma e tranquillità. Le reazioni di fronte a questi colori sono oggettive e quindi comuni a tutti gli esseri umani, cosa scientificamente provata, perché derivano dalla nostra evoluzione e quindi sono insite in ognuno di noi. Le tonalità fredde producono un'azione centripeta, ovvero inducono a portare l'attenzione verso il proprio mondo interiore. Non a caso sono colori amati dalle persone introverse, come già spiegato in un video che vi lascio qui sotto. Per i colori freddi parliamo quindi della gamma dei blu, dei verdi e dei viola. Poi le tinte possono essere suddivise tra colori pastello e toni scuri. Partiamo dalle tinte pastello. I colori pastello sono pacati, eterei e ariosi e sono indicati quindi soprattutto per chi ha degli spazi non tanto grandi. Mi sento di indicarveli anche se avete mobilio piuttosto scuro, un po' pesante, perché riuscirete ad alleggerire il tutto e spesso è uno dei cambi look più d'effetto. Possono essere utilizzati su tutte le pareti se ovviamente usate una tonalità appunto piuttosto chiara. I toni neutri sono forse tra i colori più utilizzati in generale, vista la loro versatilità e anche il vantaggio di abbinarli con diversi colori e stili. Chi li ama ha varie possibilità per tinteggiare la propria camera da letto. I vari toni di bianco, i grigi e i colori della terra. Partiamo dal colore più chiaro che voi possiate usare, un bianco avorio. Potete aggiungere nei tessili o negli arredi altre sfumature chiare e calde sui toni del beige o del corda. Abbiamo già visto in modo approfondito una tonalità del genere nel video sul Pantone 2020 Canali Cream. Passiamo al grigio, un colore non colore, che può essere sia caldo che freddo. La scelta dipende da toni e finiture già presenti, ma se potete preferite un grigio caldo, come questo che vedete, elegante e accogliente allo stesso tempo. Un grigio di questo tipo era proprio Opal Grey, uno dei primi colori visti nel 2020. Anche i colori della terra possono essere usati in camera da letto. Mi riferisco al beige, al sabbia e al tortora. Sono dei neutri caldi e contribuiscono a rendere bene quel senso di comfort e calore necessari in questa stanza.
Passando alla gamma del blu, un colore che potete utilizzare è sicuramente il celeste polvere o il carta da zucchero, delicati e raffinati. Si abbinano bene al bianco e agli elementi materiali naturali che rendono più caldo l'ambiente. Anche di questa tonalità trovate un video sul Pantone 2020 Baby Blue. Sempre nella gamma degli azzurri, un altro tono pastello è il verde acqua, che risulta più energico e fresco del precedente. Il verde, tra i colori più rilassanti e rigeneranti, è ottimo in camera da letto, ad esempio nella tonalità salvia. Utilizzato ormai abbastanza spesso, si adatta bene ad uno stile nordico o japandi. Il rosa cipria dona un tocco di femminilità alla camera, ma se non ne siete troppo convinti, preferite una tonalità chiara e leggermente spinta che può comportarsi come un neutro, risultando quasi un color carne. Sfumature di viola come il lilla o il glicine sono delicate ed eleganti allo stesso tempo. Perfette anche queste come colori per la camera da letto, l'abbiamo viste già nel video relativo al Pantone 2021 Lavender. Come anticipato, è possibile utilizzare anche dei colori intensi per caratterizzare una singola parete, che solitamente è quella dove poggia il letto. Ripartendo quindi con l'analisi dai toni neutri, potete ad esempio usare dei toni di grigio più o meno intensi e precisamente. Un grigio medio come il Pantone Ultimate Grey, colore dell'anno 2021, anche di questo trovate un video per vedere i vari abbinamenti. Oppure, per i più audaci, un grigio molto intenso, quasi nero, che però presuppone ambienti molto luminosi e l'utilizzo di molto bianco tra pareti, arredi e tessili. Inutile dire quanto risulti elegante questo abbinamento, non solo per case moderne, ma anche più classiche. Abbiamo già visto questo tipo di tonalità relativa al Pantone 2020 Pirate Black. A rappresentare i toni scuri dei neutri caldi metto il rosa antico intenso, che ha le stesse proprietà ma che preferisco rispetto a un tortora scuro o un marrone. Passando al blu, l'eleganza di questo colore è indiscutibile. Dal blu notte, che dona maggiore profondità e intimità alla stanza, al blu jeans, al blu classico, come appunto il Pantone Classic Blue, che era il colore dell'anno del 2020. Il blu riesce a distendere e a calmare i nervi, riducendo i livelli di stress. Vi lascio qui sotto il video sul Pantone Classic Blue e anche la guida che potete scaricare gratuitamente. Tra il verde e il blu si colloca tutta la gamma dei verdi azzurri, come l'ottanio, decisamente elegante, soprattutto in abbinamento al bianco e nero, oppure il verde acqua intenso, che invece è più luminoso e volendo giovanile, come abbiamo visto nel video sul Pantone 2021 Peacock Blue. Essendo il colore di cui si trovano le più svariate sfumature in natura,
potete sbizzarrirvi nella scelta del punto di verde da utilizzare in camera da letto. Di tendenza sono il verde oliva, una tonalità intensa e smorzata, ideale per lo stile japandi e scandinavo, per il suo richiamo alla natura, ma si presta bene anche per uno stile industriale. Lo abbiamo già analizzato nel video sul Pantone 2021 Oil Green. Oppure il verde smeraldo, come il Pantone 2020 Bayberry che aveva una punta di blu. Passando all'ultimo dei tre colori freddi, il viola, occorre fare attenzione alla scelta. Può essere a sua volta sia freddo che caldo, a seconda della quantità di rosso o blu che contiene. Se optate per un viola freddo, visto che stiamo parlando dei colori intensi, illuminatelo e scaldatelo con accessori, tessili e arredo, perché tende a essere un po' cupo. Altrimenti optate per un viola caldo, contenente più rosso che blu, come il Pantone 2020 Red Violet già visto. Sono sicura che ora avete la giusta ispirazione per decidere quale sia la tonalità più giusta per voi. Tutte le immagini viste oggi potete trovarle in una bacheca sul profilo Pinterest Zeoma Design e ricordate che qui sotto nella descrizione vi lascio tutti i link ai Pantone citati. Qual è il colore che avete scelto per la vostra camera da letto? Fatemelo sapere nei commenti. Intanto grazie per aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciate un bel like e se non volete perdere i prossimi potete iscrivervi cliccando qui al canale e ricordate di attivare la campanellina se volete essere avvisati quando esce un nuovo video. A presto, ciao!